Ciao, benvenuto da Favi Giorgio e Fed 84. Con questo video ti vogliamo presentare una top 10 incredibile, mamma mia. Sono le 10 carte bandite più belle di Yu-Gi-Oh! Chiaramente queste qui sono la nostra, opinione, quindi mi raccomando, nei commenti, se hai qualche altra carta che secondo te è fighissima, scrivila, E soprattutto iscriviti, perché noi di top ne facciamo a pizzeffe. La top 10 inizia col numero 10. Bravo, bravissimo, forte. Ritorno dall'altra dimensione. Questa carta poi è diventata fortissima da quando sono arrivati i Synchro di Exis. Perché? Perché pagando metà dei life points prendi tutti i mostri che puoi, perché massimo 5 non è. Che hai rimosso dal gioco, li metti sul campo e poi alla fine del turno li dovresti rimuovere di nuovo. Però sai tu come Exida. Exida una bestia, quindi metto 4 carte del livello 4, metto 101 Exidon e faccio wow e vinco. Al nono posto invece è uno dei pochissimi mostri che è presente in questa top. È Sangan. Non è fortissima come attacco, come difesa, però effettivamente non la mette coperta, quella viene distrutta e ha di un mostro del 1500 d'attacco inferiore, così, dal deck, così, la prende quello che ti serve. All'ottavo posto troviamo invece una magia pazzesca che si giocava. Ma si gioca anche adesso, perché di mostri fusioni se ne giocano di zeffa anche adesso. Giocherebbe anche adesso. Che sarebbe? Fosse bandita. Sì. Fusione futura. Fusione futura perché? Perché uno evoca un mostro fusione così, senza avere i mostri che servono per la fusione in mano sul campo, senza niente, senza polimerizzazione. Niente male. Se sei pigro. Se sei un pigrone con il tuo sederone appoggiato sulla sedia e vuoi evocare specialmente. Sì, usi futura, togli le carte dal deck e metti al cimitero quelle che ti servirebbero per la fusione, il mostro fusione lo puoi evocare specialmente, non subito. Devi aspettare due stand by phase. Ma oh, però scusa. Al settimo posto saliamo con le pescate. Sì. Che ci mettiamo? Carità graziosa. Oh, raga, peschi tre carte, scarti due dalla tua mano. Scusate, cioè, ma che senso c'ha? Nel senso, è forte, fortissima, bellissima. Forse anche un pizzichino troppo forte. E non è una delle poche carte bandite che fa pescare. Abbiamo visto Sangan e forse ne vedremo altri. Invece al sesto posto abbiamo una trappola, Giudizio Solenne. Perché hanno bandito Giudizio Solenne? Io vorrei la barba di quel tipo. Sì, però si ritrova anche nel Pettimento Solenne, il Corpo Solenne. Tutti solenni, c'è sempre questo tipo, questa barba. Io la voglio troppo però. Che pure la barba ricorda i baffoni della Konami. Perché hanno bandito Giudizio Solenne? Perché pagando metà dei tuoi life point annulli tutto. Qualsiasi cosa tu voglia, tu prendi e annulli. Cioè, c'è una win condition dell'avversario? Annulli. È proprio questo. No, annulla. Cioè, tu annulli tutto. Uno dice pago metà dei life point. Però metà dei life points non ti porta mai alla morte. Perché anche se c'è 100 life points, ne paghi 50. Se dici ce n'hai 8.000, ne paghi 4.000. Ma se ce n'hai 50, certo, ne paghi 25. Se ce n'hai 25, ne paghi 12. E potresti evitare una di partita bruttissima della tua partita. Ah! Al quinto posto finalmente sono tornati un po' di mostri. Allora, questo quinto posto è un po' speciale perché abbiamo messo 4 mostri tutti insieme. E ci abbiamo infilato i Dragon Ruler. Che abbiamo infilato anche nella lista delle carte più odiose. Già. Quindi perché? Non serve spiegare perché sono stati banditi. Sono stati bandite e perché sono in questa top. No, abbiamo già detto. Esatto, questo quinto posto è formato da 4 carte, è formato da Tidal, Blaster, Tempest e Redox. Allora, questi draghi ti facevano fare un pochino quello che ti pareva e piaceva. E poi evocavi con gli occhi. Esattamente, quindi nel senso. La Konami ha deciso che forse era un po' troppo forte. I mazzi con quelle carte, diciamo che c'era proprio un mazzo specifico, vinceva praticamente. Ma a un certo punto poi usavi un mazzo di fuoco, comunque mettevi il Dragon Ruler di fuoco. Certo. Mettevi il mazzo d'acqua, mettevi, cioè, sì. Alla fine si giocava per tutto. Questo quarto posto è occupato prepotentemente da un singolo. Rionak, drago della barriera di ghiaccio. Il nome pure bello lungo. Lungo. Forse lungo. Per il nome l'hanno bandito. Forse per il nome, forse per il disegno incredibilmente bello, troppo bello che rimanevi così e non ce l'avevi più e perdevi automaticamente. O forse perché scartando carte facevi tornare carte in mano, in campo in mano. Forse sì, Mettevi, cioè, i tre mostri, facevo vabbè, torna tutta a mano. Diciamo che forse è per quello, va. Bella immagine e un effetto devastante. Al terzo posto, incredibile, la carta che ti fa pigliare le carte al cimitero, te le evoca specialmente e te le mette sul campo di battaglia. Chi è? Mostro resuscitato. Ragazzi. Ogni tanto la tolgono dalle carte. Sì, è bello. La tengono limitata perché comunque più di una ti puoi fare. Regà. Però ti fa mettere mostri così dal cimitero tuo o dell'avversario? No. L'avversario mette un mostro fighissimo, tu glielo distruggi e te lo pigli pure. Grazie. Sì, c'è la carta forte. È bello tremino. Esperienza ci dice che pescare è bello e serve tantissimo. Quindi al secondo posto abbiamo messo Giara dell'Avarizia. Giara dell'Avarizia ti fa pescare due carte
e in più ti fa prendere 5 mostri dal cimitero e li rimischi nel mazzo, ecco, prima di pescare le tue carte. Quindi ti togli un po' di mostri dal cimitero e peschi le carte. La piccola pecca è che ci devi avere 5 mostri nel cimitero. Questo ha compromesso il primo posto, ma sono sicuro che tu hai già capito chi ci sta. Primo posto, anfora dell'abilità. Mamma mia, ragazzi. Beh, in questo caso, peschi due carte, punto. Basta. Grazie. Cioè, ho pescato due carte. Aspetta, ho pescato un'altra, ho pescato altre due carte. Sì. Ho pescato un'altra, ho pescato due carte. Ah, oh, e va uno, potrebbe, uno potrebbe dire, vabbè, hai solo pescato due carte. Scusa. Vabbè, hai solo pescato due carte. Cioè. Scusa? Un più due così a caso? No, 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 ragazzi. E quindi questa qua è la carta che sta alla prima posizione della top 10 carte bandite di Yu-Gi-Oh! Ti è piaciuto questo video di carte bandite? E devi mettere mi piace. E poi devi anche commentarci, perché magari ci siamo persi qualcosa. Probabile. Un bel po' le carte bandite. Poi sì, parliamone nei commenti. Parliamone un po'. E soprattutto iscriviti, perché di top come questa ne faremo tante altre. Quindi un bellissimo Stay Lab e ci vediamo al prossimo video.